Su un campione di più di 800 donne lavoratrici, quasi la metà dichiara di guadagnare tra i 1.000 e i 1.500 euro. Il 42,5% delle intervistate si sente discriminata per eventuali assenze, mansioni e per il pregiudizio relativo alle proprie capacità. Più del 59% ritiene che ci sia una cultura dominante che di fatto penalizza la donna. Sono alcuni dati che emergono dalla ricerca realizzata dai tre sindacati con l'Università Politecnica delle Marche, presentata al convegno Donne e Lavoro. Già da una precedente ricerca condotta dall'IRES CGIL emergeva come su 133 aziende marchigiane con oltre 100 dipendenti la retribuzione media delle donne era di 21.000 euro all'anno contro i quasi 27.000 degli uomini. Le donne si dichiarano abbastanza soddisfatte del proprio lavoro, e anche se la maggior parte lo considera non definitivo, e si sentono discriminate soprattutto a livello economico, e soprattutto emerge una cosa: la donna non ha tempo per se stessa. La donna che lavora, l'89% delle donne intervistate hanno dichiarato di avere per se stessa o per i propri interessi meno di 10 ore settimanali, il 62% meno di 5 ore settimanali, capite bene, qualche minuto al giorno. Quindi qua non è soltanto una questione di parità, è una questione di benessere, di qualità della vita per le donne. Un campione di oltre 800 donne che comunque ci dicono e ci testimoniano la loro volontà di avere maggiore valorizzazione nel lavoro. Quindi ancora c'è un alto tasso di donne marchigiane tra quelle intervistate che si dichiara discriminata e che comunque vorrebbe appunto avere maggiori possibilità, e questo è il nostro compito. Questa deve essere l'occasione per rinnovare l'impegno sul tema dei diritti delle donne, del riconoscimento della libertà innanzitutto delle donne, libertà di potersi affermare sul lavoro, di potersi affermare nella società, di poter vivere liberamente la propria sessualità piuttosto che la propria affettività. Le proposte sono sicuramente legate alla contrattazione di secondo livello, che è il nostro specifico, perché poi è lì che possiamo trovare delle soluzioni per permettere alle donne sia di conciliare la vita lavorativa e la vita familiare, ma anche di trovare delle strategie perché il loro impegno venga riconosciuto.